territorio di Siena, beh, diciamo che si sbaglia perché di eventi internazionali ce ne sono tanti, arriva anche il Torita Blues che si è fatto conoscere in quasi 30 anni di attività con il suo festival, adesso è stato riconosciuto a livello internazionale. Sì, forse non c'era nemmeno bisogno di questo riconoscimento perché da tanti anni a Torita in provincia di Siena stava facendo un lavoro eccezionale sul blues. In questo periodo, fra l'altro, abbiamo anche stipulato un accordo che riguarda la nascita del polo musicale nuovo fra Chigiana, Francia e Siena Jazz per rafforzare l'idea e l'immagine della provincia di Siena come un territorio dove si può fare e ascoltare musica a alto livello. Questo è un elemento di attrazione turistica, oltre che di distribuzione sul territorio di opportunità per i nostri ragazzi, per imparare musica e magari anche per farne una professione. La provincia di Siena è una grande provincia in termini di opportunità, di attrazioni turistiche che però hanno un forte spessore culturale. Si tratta di questo perché poi alla fine nella competizione globale si riuscirà a essere più visibili e più efficaci se insieme alla indubbia straordinaria bellezza del luogo si unirà anche le cose da fare. Ormai i turisti si muovono non solo per vedere ma anche per fare. E venire in un luogo a sentire musica o comunque a sapere che si fa musica di alto livello è una carta in più da giocare in un panorama, quello della competizione turistica mondiale, che è sempre più duro perché l'Italia ha a che fare con grandi competitori, quindi abbiamo bisogno di specializzazioni e di eccellenze, e questa è una di queste che noi abbiamo, una delle tante frecce al nostro arco.